Pescara città a impatto positivo. Oggi è la messa in posa delle nuove alberature 25 lungo via Raffaello. Alla presenza del sindaco Carlo Masci, il primo cittadino con gli altri attori dell'iniziativa ha spiegato che si tratta di un progetto ben più ampio. Pescara città a impatto positivo che prevede l'attenzione al sociale, allo sviluppo e al verde. Alla giornata odierna hanno partecipato gli studenti del Galilei, i privati e i semplici cittadini sempre più desiderosi di una città ecocompatibile che punta a un futuro green. Sì, noi stiamo lavorando molto per la messa a dimora di nuove piante per il contrasto al cambiamento climatico e in questa operazione molto ampia rientra questa attività che abbiamo fatto insieme a un'associazione città ad impatto positivo, alla scuola Galilei e ad altri privati sponsor che hanno contribuito all'iniziativa, perché abbiamo acquistato un pulmino per l'associazione Sclerosi Multipla nei mesi scorsi e adesso abbiamo messo a dimora 20 nuove piante di ligustro su via Raffaello nelle aiuole che ne erano prive da decenni e collaboriamo con la soprintendenza e con gli agronomi proprio in questa direzione. Ogni volta che tagliamo una pianta perché malata o perché pericolosa ne piantiamo tre, c'è una sostituzione in atto che ovviamente serve per questa generazione e per le prossime generazioni. In questo caso, prosegue Masci, è un'operazione di solidarietà che abbiamo fatto in città. Speriamo ce ne possano essere tante altre perché il coinvolgimento dei privati è fondamentale per la crescita di tutto il territorio e questa iniziativa ha comportato sia un vantaggio per un'associazione importante per la nostra città che segue un percorso di attenzione ai disabili che hanno problemi con la sclerosi multipla e sia un'attenzione al verde cittadino. Tutto ciò è positivo, lo vogliamo mettere in mostra, ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato. Questa operazione è costata zero ai cittadini di Pescara, ma porta vantaggi alla città.